Buongiorno, la rassegna stampa di oggi, mercoledì 14 febbraio 2018. Cominciamo subito perché le notizie di oggi sono decisamente interessanti. E cominciamo da Repubblica. Rimaniamo come negli ultimi giorni sulle scuole superiori perché appunto si sono chiuse le iscrizioni alle scuole superiori e in molti istituti, soprattutto licei, c'è il problema dell'esubero, quindi delle iscrizioni in sovrannumero rispetto al numero degli studenti che la scuola può accogliere. E c'erano già state delle polemiche, adesso vediamo che la prima pagina di Milano, di Repubblica, è dedicata a questo argomento. Allo scientifico entrano solo i più bravi. Si era già parlato del fatto che alcune scuole hanno messo test di ammissione e un'altra serie di criteri, come per esempio il voto, la media dei voti di seconda media. Come possibilità per essere iscritti, cosa che ha mandato ovviamente in ansia, nel panico, molti genitori. Ci sono state delle polemiche perché insomma la legge questa cosa non la consente, ma evidentemente, come dire, è stata scelta la linea dura. E infatti Repubblica titola: allo scientifico entrano solo i più bravi. I licei alle prese con il tutto esaurito selezionano gli alunni in base ai voti di seconda media e le famiglie protestano. Per accaparrarsi un posto nei licei più famosi, i ragazzini devono dimostrare di essere stati brillanti perfino in seconda media. Un brutto voto preso a 12 anni può costare l'ammissione e le famiglie degli esclusi insorgono. Così si creano scuole di elite, ma con quale diritto? Gli scientifici milanesi registrano ancora una volta il tutto esaurito. Da anni, dati diffusi a febbraio dal Ministero alla chiusura delle iscrizioni online mostrano come sia questo, senza ombra di dubbio, l'indirizzo più amato dagli adolescenti e dalle famiglie. Il prossimo anno scolastico non fa eccezione. A Milano su 10 domande di iscrizione in 6 è stata barrata la casella di un liceo, un esercito di oltre 12.000 studenti. Quasi la metà ha optato per uno scientifico, con gli istituti più noti presi letteralmente d'assalto e costretti a rimbalzare decine di studenti. Da Leonardo da Vinci al Volta, dall'Einstein fino al Cremona, le aule sono sempre quelle, spesso riempite fino al limite. E un posto per tutti proprio non c'è. Ma in base a cosa questi licei dicono tu sì, tu no? A Leonardo, dove l'anno scorso è stato abolito il numero chiuso e il test di ammissione, ripeto, perché non era legale, ci si gioca quasi tutto con i voti presi in seconda media e anche questo non è legale. Le griglie stabilite quest'anno dal Consiglio d'Istituto per assegnare punteggi agli alunni e stilare una graduatoria tengono conto della media dei voti di fine anno, con un'attenzione particolare per gli esiti di italiano, matematica e scienza che rappresentano una voce a sé. In caso di parità, frequentare il conservatorio e avere fratelli già sui banchi della scuola aiuta. Qualcosa di simile succede all'Einstein, dove sono 90 gli esclusi che devono ripiegare su un'altra soluzione. Qui chi ha una media alta sulla pagella di seconda, comportamento compreso, guadagna fino a 10 punti e altri 10 vengono assegnati guardando esclusivamente l'esito finale di matematica e italiano, mentre 5 vengono destinati alla voce consiglio orientativo assegnato dai professori della secondaria. Al Volta sono quasi 1.000 ragazzi che hanno partecipato al test orientativo indispensabile per accumulare punti per l'ammissione e solo 250 frequenteranno le lezioni dell'ambitissimo istituto di via Benedetto Parcello. Anche qui viene data enorme importanza a come gli alunni se la sono cavata durante gli anni delle scuole medie. In realtà il test è stato messo in piedi proprio per permettere ai ragazzi di giocarsi la prova a spiegare il preside Domenico Guglielmo. In questo modo anche chi ha avuto pagelle meno brillanti, ma comunque tutte le carte in regola per frequentare uno scientifico, può iscriversi. Ma questo metodo a tante famiglie proprio non va giù, giustamente. La sensazione è quella di una vera e propria selezione da parte di questi istituti. Chi ha detto che un ragazzo che non è stato, a cui non è stato dato, scusatemi, e chi l'ha detto che un ragazzo che non è stato da 10 alle medie non se la possa cavare dignitosamente al liceo? Chi l'ha detto che non possono proprio essere queste scuole così buone a insegnare un metodo? Ecco, in questo caso togliamo il dubbio perché un metodo di studio in queste scuole non si insegna. Domande che in questi giorni si sentono ripetere ininterrottamente nelle scuole, dove nelle segreterie il telefono non smette di squillare. Il problema delle troppe richieste dei licei più noti e delle impossibilità di accontentare tutti va avanti da tempo. Fino a qualche anno fa, una delle pratiche più ricorrenti per selezionare gli iscritti era il sorteggio.
Ma il sorteggio non può essere considerato un criterio, lo dice il Ministero, spiega Bruna Baggio, la guida dello scientifico Cremona, ma in realtà la circolare dice che il sorteggio è proprio l'ultima possibilità per ovviare al problema degli esuberi, però non è che non può essere considerato un criterio, cioè nella legge del Ministero è previsto, insomma. Va bene, questo succede a Milano e probabilmente succederà anche in altre città, ma terremo d'occhio la situazione. Mentre queste cose succedono a Milano, l'altra notizia viene dal Corriere della Sera, dove in Kansas ci sono una serie di candidati minorenni. Kansas, la corsa dei baby candidati, ho 17 anni e sarò governatore. Cosa succede? Quella che è stata chiamata la carica dei teenager. Allora, in Kansas non c'è una legge sull'età minima in cui ci si possa candidare, con la quale ci si possa candidare alle cariche di governo. E si sono candidati sei ragazzini minorenni. Che cosa? La carica dei teenager è stata chiamata per conquistare la poltrona di governatore del Kansas. Il primo a farsi avanti è stato Jack Bergenson, 17enne studente di Lawrence, cittadina di 80.000 abitanti sul fiume Cobb, tra Topeka e Kansas City, nel bel mezzo dell'America. Ogni stato della federazione stabilisce regole di funzionamento delle proprie istituzioni, compresa l'età minima per poter ricoprire una carica elettiva. La Costituzione degli Stati Uniti detta le regole dell'eleggibilità al Congresso di Washington, almeno 25 anni di età e 7 anni di cittadinanza per i deputati, mentre salgono a 30 anni di età e 9 anni di cittadinanza per i senatori. Le leggi del Kansas invece sono contraddittorie. I requisiti per esercitare il diritto al voto sono molto rigidi, almeno 18 anni di età e possesso dei documenti che provino dalla cittadinanza. Ma codici e regolamenti non dicono assolutamente nulla sui criteri necessari per poter ricoprire la carica massima, quella di governatore, appunto. Lo ha confermato il direttore dell'ufficio elettorale del Kansas, Brian Kasky, al quotidiano Kansas City Star, che ha raccontato la storia, diventata rapidamente un caso nazionale. E cosa dice? Nella nostra normativa non c'è nessun riferimento all'età minima, alla residenza, all'esperienza pregressa, nulla di nulla. In sostanza potrebbe essere eletto un rappresentante politico che non è neanche in grado di votare se stesso, come appunto nel caso dei candidati minorenni. Il giovane Jack Bergeson ha trasformato questo paradosso in un'opportunità di grande cambiamento, si è buttato nella mischia presentando la sua candidatura per ottenere la nomination del Partito Democratico. Programma liberal, temperato da una certa dose di pragmatismo, aumento a 12 dollari della paga minima oraria, legalizzazione della marijuana a uso medico e un programma di alta velocità ferroviaria per collegare i centri abitati dell'immenso Kansas. Ma l'effetto è stato immediato, è stato un altro, la corsa all'emulazione. Quindi nella stessa cittadina si sono esposti altri tre ragazzi, questa volta sul versante repubblicano. E i quattro si sono già ritrovati qualche mese fa, come da foto. Vediamo se riusciamo a farla vedere. Eccola lì. Questi qua. Ah, ecco, tre, sono tre. I quattro si sono ritrovati qualche mese fa nella palestra della Free State High School di Lawrence per il primo confronto pubblico, seguiti da una cinquantina di studenti, non tutti maggiorenni. Va bene, vediamo come va a finire. L'articolo ci dice che le leggi del Kansas, le elezioni in Kansas sono fissate per il 6 novembre 2018, nel frattempo i baby candidati sono diventati sei in un gruppone che comprende 20 uomini e una donna candidati. Alcuni parlamentari hanno deciso di muoversi. Il repubblicano Blake Carpenter ha proposto una legge che fissa 18 anni la soglia per essere votati. La norma è passata alla commissione della Camera dei rappresentanti del Kansas, ma non è detto affatto che completi l'iter in tempo utile. Va bene, vedremo se qualcuno di questi ragazzi riesce ad essere eletto governatore. Passiamo alla notizia successiva, dal Sole 24 Ore. Che insomma, come dire, ci tormenta su una serie di cose, ma vanno lette. Il titolo è Diplomati italiani disorientati, il 45% sbaglia a scuola, il 12% sbaglia all'università. Ora, non è solamente colpa loro, ma probabilmente è anche come dire, colpa di un orientamento e poco efficace, a volte direi anche dannoso.
L'articolo comincia con una frase ad effetto: disorientati e poco occupati. È la condizione svantaggiosa che accomuna quasi un diplomato su due. Almeno a leggere il rapporto 2018 di Alma Diploma sulla condizione occupazionale e formativa a 1 anno e a 3 anni dalla maturità. Dall'indagine emerge che il 45% del campione pensa di aver sbagliato scuola. Come se non bastasse, il 12% di chi prosegue gli studi dichiara di non aver azzeccato neanche la scelta dell'università. E da un punto di vista lavorativo non va meglio. 12 mesi dopo l'esame ha un impiego il 35% degli interpellati. Trascorsi altri 2 anni si sale al 45%. Da dove vengono questi dati? Dall'indagine di Alma Diploma, che riguarda oltre 41.000 diplomati del 2016 intervistati a 1 anno dalla maturità e a oltre 38.000 del 2014 sentiti a distanza di 3 anni. Il primo dato che balza agli occhi è l'elevato numero di studenti pentiti. Alla fine delle superiori, il 55% dei maturati del 2016 sceglierebbe lo stesso corso nella stessa scuola, mentre il restante 45% compierebbe una scelta diversa. E di questi, oltre il 25% cambierebbe sia scuola che indirizzo. Una percentuale che 12 mesi dopo cala al 42%. I meno appagati sono gli ex alunni dei professionali e va meglio per chi ha frequentato un istituto tecnico o un liceo. Poi passa alla parte universitaria, che dice che il 67% dei diplomati del 2016 si è iscritto all'università con una spiccata predilezione per i corsi di laurea in materie umanistiche. Ma 1 anno dal titolo, per i 12 diplomati su 100, la scelta universitaria non si è dimostrata vincente. Il 7% ha deciso di gettare la spugna già dal primo anno, mentre un ulteriore 5% ha cambiato ateneo o corso di laurea. Abbandoni che coinvolgono il 4% dei liceali, il 10% dei tecnici e il 20% dei diplomati professionali. Le cose non cambiano, non migliorano a 3 anni. Sale infatti a 19% la quota di insoddisfatti della propria scelta. Allora, qui c'è da lavorare ovviamente sull'orientamento, perché è chiaro che se più della metà degli studenti dichiara di aver sbagliato scuola e più del 20% dichiara di aver sbagliato facoltà universitaria, è evidente che c'è uno scollamento tra la realtà e la capacità di leggerla. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un articolo che è uscito sulla stampa, su Tutto Scienze, in cui ci si parla dello smartphone e a parlarcene è Marco Conti, 55 anni, dirigente di ricerca sulle reti di calcolatori al CNR di Pisa e, come ci informa la stampa, l'informatico italiano più citato al mondo. Allora, l'intervista è interessante, scusate. Perché parla non solamente dello smartphone e dell'uso, ma anche ci aiuta a capire che cosa succede un po' tra i vari giganti tra tecnologia digitale e web. Lo smartphone ragionerà sempre di più come il cervello umano per aiutarci a ottimizzare la miriade di dati che ci circonda. Una tendenza che spiega Marco Conti, 55 anni, dirigente di ricerca sulle reti dei calcolatori CNR di Pisa e informatico italiano più citato al mondo. Le informazioni saranno ovunque e il cellulare selezionerà per noi ciò che ci servirà. Allora, la domanda che fa il giornalista è questa: si prefigura un conflitto di interessi tra produttori di cellulari come Apple e fornitori di servizi come Google? E Marco Conti risponde: sono due modelli diversi. Apple produce piattaforme che ci aiutano, altrimenti non le acquisteremmo. Google fornisce servizi utili, ma in cambio ci chiede i nostri dati per scopi velati. Allora, quali sono i veri rischi? Se cerchiamo su Google un farmaco perché abbiamo una malattia, ci può essere un problema di privacy e di possibili informazioni per i datori di lavoro. C'è l'evidenza che Google profili le persone, certe informazioni le ha e potenzialmente le può vendere. Sul fatto che vengano profilate le persone, direi che effettivamente non sono dubbi, secondo me. Molto spesso durante il corso agli studenti faccio fare un esercizio, cioè fare una ricerca su piattaforme diverse con account diversi, e si vede che i risultati della ricerca sono profilati sull'account che è registrato in quel momento sul computer o sullo smartphone, per cui ragazzi vedono benissimo che se magari faccio una ricerca io su Aristotele, i risultati che vengono sono decisamente diversi da quella che fanno loro, perché è evidente che Google ha profilato e a me presenta risultati di filosofia che sono evidentemente diversi da quelli di una persona che non è profilata da quel punto di vista. Come ci si difende?
L'Unione Europea sta studiando una nuova normativa sulla privacy, risponde Conti. Servono multe severe come disincentivo. Io uso Google, ma resto sbalordito quando molte università italiane accettano gratuitamente di utilizzare la sua posta. È come se tutta l'Accademia mettesse le sue conoscenze nelle mani di Google. Al CNR gestiamo la nostra posta internamente. Ma non dobbiamo qualcosa anche a Google, chiede l'articolista. È un'azienda ricca di tecnologia, a cui però vanno messi dei limiti. La Ford, con la catena di montaggio, fu un grande passo avanti, ma senza freni avrebbe massimizzato il suo profitto danneggiando le persone. Il problema è che Google è un'azienda virtuale, dunque più difficile, da controllare. E anche Apple cerca dati sulla salute. È una tendenza del benessere o c'è un secondo fine? Tutti hanno informazioni per queste inform tutti hanno interesse per queste informazioni, ma Apple ha un modello di business basato sulle vendite e non su pubblicità e servizi a terzi come Google. Va bene, qui mi sembra che la posizione di Conte sia abbastanza chiara. Alla domanda come si trasformerà Internet, lui risponde: la piattaforma resterà uguale, ma ci sarà più interazione tra le persone e potremo avere degli Internet locali, la rete senza la rete, in una famiglia, in un'azienda, in un esercito, per collegare dei gruppi. Il cambiamento più immediato sarà quello delle TV, già divenute interattive. Riceveremo i contenuti solo da internet ed è solo una questione di tempo. Poi gli viene chiesto che cosa sta lavorando e lui risponde: ho finito una ricerca con l'antropologo di Oxford, Robin Dunbar. Secondo le sue ricerche, il cervello non sa gestire più di 150 relazioni attive e le conoscenze sono organizzate in cerchi concentrici, il primo di 5 persone. Nello studio abbiamo scoperto che questo vale anche online, e che pure la struttura sociale resta la stessa. Inoltre, abbiamo trovato in un cerchio di due persone con una vicinanza emotiva maggiore e scoperto che il grado di separazione non è di 6 gradi, ma di 12, se si cerca una certa affidabilità delle fonti. Non rischiamo un abuso di tecnologia? E la risposta è: viviamo in una fase di euforia, ma resteranno solo le tecnologie vincenti, come del resto è sempre accaduto nella storia della scienza. È una delle domande aperte. Come c'è il limite dei 100 contatti, c'è quello dell'uso dei mezzi. La domanda finale è quella un po' catastrofica ed è: le macchine prevarranno ovviamente sugli umani? E la risposta non, è, diciamo che la risposta è aperta, dice: la scienza ci ha insegnato che l'impossibile a volte avviene. E va bene, con quest'ultima notizia io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani e vi auguro buona giornata.